Con i ragazzi in questi giorni abbiamo lavorato su delle urgenze del contemporaneo. Ogni team ha scelto la propria urgenza, la propria esigenza di comunicare qualcosa. Hanno effettuato poi una ricerca sul contesto in cui questa urgenza si verifica maggiormente e hanno cercato di dargli una forma che poi hanno riempito di un contenuto a loro caro. La FOMO, salute mentale, la violenza, ecoansia. Questi temi, un tema che diciamo li ha particolarmente colpiti tutti è stato il tema dell'ecoansia, un termine che inizialmente la maggior parte di loro non conosceva e che riguarda l'ansia verso il futuro, l'ansia verso il cambiamento climatico, l'ansia di essere incompresi e che la maggior parte di loro si sono sentiti coinvolti, diciamo, rispetto a questa tematica e anzi si sono sentiti rappresentati da questa definizione e per questo in team ha poi deciso di approfondirla. I ragazzi sono stati divisi in collettivi di artisti. Saranno chiamati e ingaggiati su una sfida, ma prima di tutto dovranno apprendere una tecnica molto antica, tradizionale, l'arte della ceramica, in cui siamo letteralmente immersi. La sfida che presenteremo ai ragazzi sarà una, quella di progettare la prima e la nuova passeggiata artistica della scuola italiana. Abbiamo realizzato in questo laboratorio, che è il laboratorio di ceramica a Savona, una piastrella per comporre un sentiero formato appunto da queste piastrelle. Ogni gruppo ha un argomento da toccare e la mia piastrella, dal momento che il mio gruppo ha deciso di trattare il tema della salute mentale, rappresenta una persona la quale appunto cerca aiuto e conforto nelle persone che ha accanto.